Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video brevissimo per annunciarvi alcune piccole novità che vedrete arrivare sul canale. Dico piccole novità perché non si tratta di contenuti completamente nuovi, sono contenuti dei quali io bene o male già parlo un pochino sul canale, però questa volta voglio dargli proprio una struttura diversa, una struttura più definita, diciamo così. La prima cosa che voglio fare è riprendere una serie di video che avevo cominciato quando avevo aperto il canale, che poi avevo accantonato, che riguardano la storia della divinazione. Io ho accantonato questi video perché avevano pochissime visualizzazioni, quindi a quei tempi avevo appena aperto il canale, stavo un po' sperimentando e ho pensato che quel tipo di video magari non interessava e quindi l'ho accantonato. Però in realtà vi devo confessare che nel corso degli anni, mi sono arrivate un sacco di volte delle richieste di continuare con quel tipo di video e quindi vuol dire che a qualcuno interessa. Sono magari dei video un po' più di nicchia, nel senso che magari interessano solo una piccola parte di persone, però mi è sembrato giusto comunque accogliere queste richieste. Quindi finalmente mi sono decisa a riprendere quel tipo di video. Ovviamente, non vi so dare dei tempi, nel senso che non riuscirò ad essere velocissima nella pubblicazione di quei video perché richiedono una preparazione abbastanza lunga e uno studio molto approfondito da parte mia. Quindi saranno dei video che, metterò compatibilmente con i miei tempi quando appunto riuscirò a farlo, però ho intenzione comunque di riprendere quel tipo di video e quindi li vedrete arrivare sul canale. Intanto vi lascio in info box, e anche nelle schede la playlist in cui ci sono i primi 5 video che riguardano quell'argomento. Tenete presente che io li avevo fatti proprio all'inizio, quindi vedrete una versione mia completamente diversa perché ero molto meno spigliata davanti alla telecamera, avevo l'inquadratura lontana, parlavo a voce più bassa, quindi insomma abbiate pietà, in pratica è quello che vi sto chiedendo, però se volete comunque capire qual è il contenuto di quei video potete andare a vedere appunto in quella playlist. Il secondo argomento a cui volevo dare una struttura un po' più definita è la recensione di libri che riguardano i tarocchi, l'esoterismo, la divinazione e la magia in generale. Questo perché io ho un sacco di libri, ho letto un sacco di libri sull'argomento, li ho anche studiati e quindi volevo farvi una recensione un pochino più dettagliata per ognuno di questi libri. Anche qui vi dico, li vedrete arrivare con il tempo, non sarò velocissima perché comunque ora lavoro, quindi ho anche meno tempo, però piano piano ho intenzione comunque di portare anche questo tipo di recensioni e farò una playlist a parte perché non mi sembra molto sensato andarli a mettere insieme alle recensioni dei romanzi o comunque dei libri di quel genere, quindi farò proprio una playlist dedicata alle recensioni di quel tipo di libri, così se siete interessati solo a quello andate direttamente a vedere la playlist giusta senza perdervi in milioni di altri video, perché comunque sul mio canale ci sono talmente tanti video che io stessa, se non fossero ordinati all'interno di playlist, penso non ci capirei nulla. E l'ultima cosa che vi volevo annunciare è un mini corso sulle sibille. In particolare ho scelto la sibilla gitana, però se poi l'argomento interessa posso fare anche corsi su altri tipi di sibille, però adesso io partirei dalla sibilla gitana. Sarà un mini corso base, quindi qualcosa di molto breve, di molto basico, perché comunque darò delle nozioni base senza andare troppo a fondo, senza approfondire troppo, perché vorrei che fosse veramente accessibile a tutti, anche a chi non ne sa nulla. Quindi raggrupperò appunto questo corso in una decina di video, insomma 8-10 video, vediamo adesso quanti, però vedrete arrivare sul mio canale anche un mini corso sulla Sibilla Gitana. Poi in realtà io ho un sacco di idee, vorrei fare anche altri mini corsi su altri tipi di tarocchi, vorrei trattare altri tipi di sibille, vorrei fare veramente un sacco di cose, però adesso io vi annuncio queste perché devo anche fare una previsione realistica di quelli che sono i miei tempi e la mia possibilità comunque di dedicarmi al canale e ai video, quindi non vi voglio annunciare tutto insieme perché poi so già che tutto insieme non riuscirei comunque a portare sul canale.
sul canale. Quindi cominciamo da queste piccole tre cose e piano piano le vedrete comunque arrivare. Datemi un po' di tempo perché non ne ho più tantissimo come prima, però sappiate che è tutto in lavorazione, quindi piano piano lo vedrete spuntare sul canale. Io vi invito a scrivermi nei commenti se avete delle richieste particolari, perché questo è proprio il momento giusto per dirmi se volete vedere qualcosa di specifico e di particolare sul mio canale, perché io in questo momento sto diciamo facendo un po' di progetti per il canale, sto pensando a come fare determinate cose, se portare qualcosa di nuovo oppure no. Quindi scrivetemelo sotto e io ovviamente se sarò in grado, se sarà una cosa per me realizzabile, ne terrò conto e vi accontenterò volentieri se mi sarà possibile ovviamente farlo. Quindi fatemi sapere tutto giù in info box, nei commenti, scusate, non in info box. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella se volete essere avvisati ogni volta che c'è un nuovo video, comunque tenete presente che io più o meno un giorno sì e un giorno no pubblico un video, quindi più o meno quelli sono i miei tempi di pubblicazione. Vi invito anche a mettere un like se il video vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme e vi do appuntamento alla prossima.